Immagini che raccontano storie di violenze e soprusi su chi non può difendersi, che trasformano i sentito dire in fatti e i sospetti in realtà. E allora ecco che i bambini dell'asilo cinese di Via Toscana sembrano i soldatini di una caserma. Bacchettate, spintoni, schiaffi, calci, azioni preventive molto gratuite, il commento del procuratore Giuseppe Nicolosi. L'impressione, ha detto, è che le botte date senza motivo servivano a ottenere ordine e disciplina. Senza le telecamere nascoste installate dalla polizia, i metodi violenti delle insegnanti arrestate non sarebbero emersi e difficilmente sarebbero bastati i racconti fatti agli investigatori per convincere il tribunale a recepire la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura. È il secondo caso a Prato di fasce deboli che diventano vittime. Oggi i bambini, 3 anni e mezzo fa, gli ospiti della residenza sanitaria assistita di Narnali, sotto l'occhio delle telecamere, anche quella volta nascoste dalla polizia, maltrattamenti, offese, qualche furto, comportamenti spicci ed energici di infermieri e operatori sociosanitari che, dopo essere stati indagati, sospesi prima e licenziati poi dal lavoro, sono stati processati, alcuni già condannati, altri in attesa della sentenza. Si invocano telecamere accese negli asili e negli ospizi. Il disegno di legge approvato dalla Camera lo scorso anno è bloccato in Senato. La maggioranza di governo ha assicurato che il 2019 sarà l'anno decisivo per accendere la videosorveglianza nei luoghi che ospitano anziani e bambini. Per ora tutto è nelle mani della coscienza di chi sa e denuncia.